Porca puttana, sono abbastanza stupido. Sono stupito che finalmente esiste una cosa che pensavo non esistesse. E che esistesse solo nella mia testa. Ma a quanto pare mi sono sbagliato, a quanto pare. Ma ok. Comunque, ciao a tutti. Qui visto 7397 e finalmente siamo tornati su Yakuza 0 in italiano stavolta, grazie ai Ruthless. Grazie ai Ruthless, che ringrazio infinitamente per aver creato questa patch. Per aver creato questa patch e sono contento anche perché era ora, anche perché oramai quando vedo una traduzione italiana di un gioco che mi piace, o perlomeno che viene tradotto, che sia tradotto amatorialmente o meno, adoro quando fanno queste traduzioni. E quindi va bene. Quindi niente, va bene così. Anche se non so quanto ci metto, anche se perlomeno c'ha anche i suoi lati negativi sta patch, da quello che ho potuto provare. Spero solo però che abbiano tradotto tutto quanto, perché hanno tradotto perlomeno tutta la storia, perché da quello che ho visto non hanno tradotto tutto quanto. Hanno solamente tradotto alcune cose e tutta la storia mi hanno tradotto. Quindi possiamo leggere l'italiano solo la storia, poi per le missioni secondarie ci conviene arrangiarci. Chi è che rompe? Io veramente, se c'è una cosa che io proprio non sopporto è quando qualcuno appena. Allora, veramente è una maledizione. Quando clicco inizia streaming, o mi chiamano al telefono, o non lo so, mi rompono i coglioni in qualche modo. Io proprio non lo so. Vabbè, come stavo dicendo. Ciao, Yui. Come stai? Spero tutto bene. Posso fare solo d'aspetto. Va bene, io è tranquillo. La compagnia è sempre legittima. Comunque, come stavo dicendo, questa patch non è esattamente perfetta. Sì, sto abbastanza bene, dai. Abbastanza. Ieri per poi ieri stavo cercando di tenere a freno il vomito. Anche perché ieri sera il mio stomaco non era proprio in vena di cenare. Ma ok. Prima che venimo interrotto, questa patch non è completa. Questa patch ha tradotto solo la modalità storia. Per tutto il resto non è tradotto, oppure ha il testo buggato. Come la cosa dei punti. Quindi non è esattamente questa gran pecciona perfetta, ma almeno è già tanto che hanno tradotto tutta la storia. È già una fortuna che ho tradotto tutta la storia, anche perché sono stupido da questa cosa, perché ogni volta che esce una patch italiana di un gioco che mi piace, mi stupisco, perché al giorno d'oggi l'Italia è quella che è. L'Italia è quella che è, videoludicamente parlando, quindi. Quindi niente, ci dovremo arrangiare solo di patch amatoriali, sempre se qualcuno. E perché non mi fa. Oh. Aspettate un secondo. C'è qualcosa di strano. Aspettate un secondo. Io ho messo Borderless, gioco. Io ho messo Borderless. Però tu non mi devi fare questo, perché se no altrimenti io. Mi devo imbestialire in qualche modo. E perché non sta prendendo. Ah, ecco, l'ha preso.
Ecco, come potete vedere, come potete vedere già di per sé il menu principale è già stato tradotto, così come anche il resto della modalità storia. Ma lo stesso non si può dire per le missioni secondarie, compagni. Ora, dove erano praticamente rimasti? Erano praticamente rimasti alla fine del capitolo 2. Il capitolo 2 con le nostre indagini all'immobiliare di Tachibana, e che era culminato con una scoperta molto particolare, ovvero che Kazama è in combutta con questo agente immobiliare. E quindi potrebbe essere un'ottima occasione per capire che cosa cavolo sta succedendo. Ma nel frattempo, siamo già arrivati al capitolo 3. Una gabbia dorata. Sotenbori, Osaka. Quindi a sto giro siamo a Kamurocho, ma siamo a Sotenbori. Capisco. Anche se questo zero mi stupisce perché infatti tutto il perlomeno da quello che so, io mi ricordo che era solo ambientato a Kamurocho, dal Yakuza Kiwami 1. Solo che qui è un po' diverso. Non li fanno più i musicisti una volta. Gran cabaret. Un posto di lusso. Dove i ricconi si godono le belle bevande. Dove i ricchi si godono le belle bevande. E una bella sana compagnia. Ovviamente non potevano mancare il classico umorismo alla giapponese. Tokyo demo konna ni hadena mise wa mita koto nai yo. Strano, eh? So lia mo, koko ga nani wa number one no mise desu sakai. Sōten. Aspetta, ma a me sta in mente una cosa, ma non mi dire che mi ha alzato un'altra volta. Sì, mi ha alzato un'altra volta il gioco. Ecco perché sentivo un frastuono negli orecchi. Ok, per un attimo pensavo, oh cazzo, non è che si è buggato, no? Cercate di non esagerare, cicci. Comunque c'è da dire una co comunque c'è da dire una cosa, anche perché voglio ringraziare i Ruthless per il lavoro, anche se per il gran lavoro che hanno fatto. Ma spero, ma come dissi prima, la patch è perlomeno solo nella modalità storia, traduce ha tradotto co completamente solo la storia e tutto quanto. Per le missioni secondarie e tutto quanto, no. No, non sono state tradotte tutte le missioni secondarie, se questo è quello che volete sapere. Quindi sarà veramente dura. Sarà veramente dura, come al solito. Ma vabbè. È già tanto che hanno tradotto la storia, poi. Voldemort? もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。ましてやわこの手の店なんてべ。え、c'ha pure ragione però, eh? あそこの席あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですってほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。Che mi racconti, Yui? ああ、あれは確かにヤーさんやけど、こ
E meno male che si comportano tutti bene, eh? Perché se no pensi che casino. こんばんは。失礼します。失礼します。いや。こんばんは。どうです?女の子もつぶさないでください。ああ。この方な。ああ。ま、abbastanza bene. Abbastanza bene, Maria lavora. Martina bu. E Ciro, scemo come al solito, però lavoro. E vorrei tanto che questo cane non fosse mai arrivato in questa casa, ti giuro. Dove? E mi sono scordato anche una piccola cosa. Devo spostare questo maledetto condizionatore bastardo. Perché sennò altrimenti non mi arriva l'aria fresca. Non mi arriva l'aria fresca. Controller, per favore, potresti essere gentile con me? Grazie. Manca. Cazzo, 100.000 yen per uno champagne. Champagne, zia. Minchia, un pezzo grosso addirittura. Ovviamente lui accetta per non fare figuracce, eh? 400 per 400.000 yen, eh? 400. Cazzo. E dire che veramente esistono dei club del genere, solo che vabbè, non posso chiedere, non posso dire chissà che perché ehi, non ci sono mai stato. Tranne le discoteche e via. Madonna, addirittura. Ciccio, mi scusi. Sai che in queste cose guardare ma non toccare. Oh, signore. Scusi, signore, se non ha intenzione, di sottostare all'etichetta guardare ma non toccare, si becca le peggio botte. Oh. こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい。
全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫。すぐ収まりますよ。だから。Non è che questo tizio è cliente abituale. 出てくるからですよ。彼が。Cioè, ha detto, cioè, Popo appena ha detto quanto vorrei incontrarlo, è già desiderio esaudito. Un coglione palpa una tizia. E ovviamente chiamano, chiamano, il man- chiamano il direttore o il manager per risolvere la questione. Ma come la risolverà secondo voi? Con le botte? あの男か？あれはただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前？ケツ持ちちゃうんか？よく間違われます。ですが違います。せやったらなんやねん悪い。Ah, grazie controller, mi hai appena detto una cosa intelligente per una buona volta. Vincent, potresti per favore alzare il volume del gioco, se no altrimenti non sentiamo i personaggi. Ok. Ok, mettiamolo a 68. Vediamo, mettiamo il volume del gioco a 68. Mo si okuremashita. Watashi, touten shihainin no Majima と申します。お前が支配人やと。せえ、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。Con le buone sottene tutto? Chi ni guan chun yattara? Chikara zuku de kite miro ya! Sono tsura koki otoshike! Soyu wake ni wa maerimasen. Okyak sama wa kami sama desu kara. Sora e kokoro gake ya nai ka. Omae san no sono kokoro gamae.気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんと飲みに。けペッソディメルダ。けペッソディメルダ。ダイ、ま、けスプレーゴ。神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。こんな野郎、ええどけおや。ほぼインパッシーヴォ、インパッシーヴォ。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気のやれや。みんきゃ、え、bravi i nostri musicisti。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。え、come pensi di fermarlo con la forza della mente? お客様は神様ですから。え、come pensi di fermarlo? あら、そんなこと抜かすかい。なめおってショータイムや。ウブリアキ。
evita gli attacchi dei clienti. Prima regola del manager. Il cliente ha sempre ragione. Anche se mi preso a pugni o preso a calci, rispondere fuori questione. Per adesso guarda il cliente fare la sua mossa e schivi i suoi attacchi col tasto X. Un altro tutorial. Seconda legge del manager. Mostra la tua ospitalità. Il cliente ha sempre ragione. Anche nel peggiore delle volte non devi mai dimenticare di provide only, che cazzo vuol dire? Aspetta un secondo. E mo che cazzo è provide? Che solo fornire è il più grande servizio possibile. La pazienza verrà ricompensata. Adesso è il momento di mostrare a tutti quei clienti il massimo dell'ospitalità. Ok. Credo che ne abbia bevuto abbastanza. Mancato. Vuoi un asciugamano? Cioè l'ha preso per... Cioè lo sfiene, lo sfinisce e lo prende per il culo. No. Non le chiamano Grand Manager per un motivo, eh? Attenzione, per Mi sono scordato anche della bottiglia, bravo Vince. Metto pausa però. A volte fra il controller e gli imprevisti. Infatti, cazzo, devo pure prendere la bottiglia dell'acqua. Una nuova bottiglia. この警察へ突き出されれば、これまで気づかれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしては、あまりに酷ではないでしょうか。 Beh, infatti mi sembra un po' troppo eccessivo. そこでお客様に一つお願いがございます。俺に。はい。夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。 総店制約営業本部長様ともなれば、年間接待費は億をくだらないはず。それ俺のいつの間に。イラス・フィラートを見て、スキワイゴルピ。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべては、この私のわがままです。 どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それでよろしたってくれやろか。ありがとうございます。
こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様、いかがでしょうか？Porca miseria. ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣い、ありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。Cioè, cazzo. Nella vita vera non succede mai una cosa del genere, ma dico mai, non sarebbe mai successo. Cioè, nella vita vera, se tu fai una cosa del genere, vieni sbattuto fuori a calci. Nel locale. Hai. Narihodo na. Kono mise ga number 1 ni natta ryū ga wakatta ki ga suru yo. Vabbè. Kare o miru to minna sou iimasu. キャバレーグランドの支配人、マジマゴロウ、蒼天堀の夜の帝王中やつですわ。Ebbene sì, questo è sì, ebbene sì. Durante il gioco controlleremo pure lui, Goro Majima, che gestisce questo locale. Minchia. Vabbè dai, almeno hai sistemato tutto, Majima. Che poi con quale pazienza? Cazzo, cioè io immagino il manager con una miccia corta. Se ti versi il vino in testa, quello si incazza come una belva. Ma vabbè. Dopo un bello spettacolo, ovviamente ti avveleni i polmoni, perché tanto, insomma. Che gli possiamo dire? Cazzo, guarda, imbecilli. E vabbè. Porca puttana. Era meglio se spegnevi la sigaretta e la mettevi, non lo so, in un cestino. Shihaini, sakihodo wa arigatou gozaimashita. Itsumo sumimasen. Furo wa dou ya? Ochitsuita ga? Hai. あらかた元の通りに、ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は。ああ、ま、successo niente di che。突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。dopo quello che è successo adesso。それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応見張っときや。名刺は押さえちゃうが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんなんばいや。概ね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子。特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私は。bisogna avere pazienza purtroppo、マジで。なかなか。わったあった。俺からも話しとく。すみません。お手数ですが、お願いします。失礼します。じゃあ、tranquillo。Basta solo che non ci sono più altri problemi. Fermi andare a vederla adesso. E chiudere qui questa faccenda. Probabilmente sarà nella dressing room. Cioè, io stavo per dire,
che bel lavoro Ruthless. E poi mi dai un dialogo non tradotto. Ma scusa, ma avete tradotto solo le cutscene oppure avete tradotto pure le parti importanti della storia? Perché io mo sto iniziando un pochettino a rimanerci perplesso. Perché già che vorrei perlomeno godermi un titolo senza dover fottermi il cervello, ma... Ecco. Quella nuova topa, Kanae, è una lottatrice nata. Devo chiederle cosa fare. Dovrebbe essere all'ingresso principale ora. Non sentivo una frase del genere da parecchio tempo. Ehi, aiuto. Cosa sa fare? Ehi, hai un minuto? Oh, signore! Mi scusi, cosa posso fare per lei? Puoi chiamarmi Kanae? Devo parlarle. Sì, signore, certo. Quindi hanno tradotto solo la trama, poi per tutto il resto. Che l'hai preso? Aveva proprio la testa fra le nuvole. Ah, questo è Kanae. Salve, signore. Gran lavoro stasera. Grazie, Kanae. Allora, vuole vedermi? Il manager ha detto che Kanae ha litigato con Sakurako. Da dove dovrei iniziare? Cominciamo con qualche complimento. Wow, sei uno schianto stasera, bambola. Per un attimo ho creduto fossi una cantante famosa. Ma dai, un complimento del genere funziona solo se è detto da un cliente, signore. Oh, davvero? Allora me lo rimangio. Cosa? Allora non lo pensavo davvero. Lei mi ferisce, signore. Oh, ma dai, lo sai che non so dire bugie. Dai, ti apro una cena, mi perdoni? Davvero? L'adoro, signore. Cioè, come farsi perdonare dalle donne? Vai, immagina. Che idiozia. Veniamo al punto. Sei venuto qui circa un mese fa, giusto? Come sta andando qui al Grand? Ti stai ambientando? Oh, direi di sì. La sala è molto ampia dell'ultimo club dove ho lavorato. All'inizio è stato impegnativo, ma credo di essermi abituata. E sempre più clienti vengono qui apposta per vedere me. Il cibo funziona con tutti. Che palese, Yui, palese. Davvero? È fantastico. Proprio quello che ci si aspettava dalla migliore ragazza dei vecchi cabaret della zona di Kita. Dunque, devo essermi sbagliato. Cosa intende? Beh... Vedo la maggior parte delle ragazze lasciano il lavoro dopo un mese. Era preoccupato che facessi lo stesso. Ci siamo scordati di staccare lavoro e dopo. Bacioni. Vabbè, dai. È già tanto che è questo gioco in italiano. Oh, non si preoccupi, non ho intenzione di andarmene. Quella racchia di Sakurako ha provato a giocare la carta del cero prima io, ma non la calcolo nemmeno. Cavolo, racchia. Sembra una faccenda seria. Dai, non fare così. Sakurako è una veterana. Si occupa anche delle altre ragazze. È molto apprezzata del... è molto apprezzata da tutte. Da tutte. Perché dalle tutte? Ma che... Oh mio Dio. Devo pure... Danganronpa 2 all over again. Pure qui gli errori grammaticali. Fantastico. È molto apprezzata da tutte. Provate ad andare d'accordo, ok? Odio le impiccioni come lei. In più lei ha la sua squadra. Comunque non importa. Presto anch'io avrò il mio gruppo e non dovrò più avere a che fare con loro. Ma almeno ha capito che la sto rimproverando. È stupida come una capra questa. Sta facendo innervosire anche me. Mm.
A volte la psicologia inversa potrebbe aiutare. Va bene. Se la facesse arrabbiare, se ne andasse. Vorrebbe solo dire più lavoro per me. Resisti, Connor, resisti. Già, ma ovunque andrai troverai gerarchie politiche aziendali. Devi imparare a fare dei compromessi, non credi? Ecco dove volevo andare a parare. Il manager mi ha già detto questa ramanzina almeno un milione di volte, quindi lasci perdere. Scusami? Se ha qualcosa da ridire, perché non lo fa direttamente? Odio quando le persone che fanno giri di parole. Che perdita di tempo. Cavolo, diventa sempre più dolce. Senti, non ti sto chiedendo di diventare amica di Sakurako. Anzi, siete molto meglio come rivali. Rivali? Esatto. Mi sa che la psicologia inversa non ha funzionato, ma a quanto pare non è stupida come mi potessi aspettare. Ma non di quelle che si pugnano le spalle. Dovete competere, spingervi a migliorare a vicenda. Incoraggerete anche tutte le altre a fare la stessa cosa. Ora vi state soltanto intralciando a vicenda, e questo impedisce ad entrambi di mettersi in luce. Ai clienti potrà piacere una ragazza così, ma io non me ne faccio nulla. Al grande servono ragazze popolari con gli uomini e con le donne. Uomini e donne. Il fatto è che io so che tu potresti essere quel tipo di ragazza, Kanae. Per questo te ne sto parlando. Pensa davvero? Mi dispiace, signore, mi sono comportato come una bambina viziata. Diventerò la ragazza di cui parla. Sarò più rispettosa. Per favore, me ne dia la possibilità. Ecco, visto? Allora lo capisci? Sapevo che eri una tipa forte, ragazza. E io spero che mi aiuterà a migliorare ancora. Dio, finalmente. Ci è voluta una vita. Chi è quel cameriere? Non posso permettermi che sia così distratto. Meglio fare due chiacchiere. Infatti quel cameriere, che cazzo gli è preso? E non è che devo andare. Aspetta. Ah, ecco. Posso salvare qua? No, non posso salvare. Dannazione! Ah, più personale, più problemi. Dovrei controllare se qualcuno è nei guai. Ah, e vi ricordo che sto giocando in modalità difficile, quindi... Cavolo! Come mai quel muso lungo? Devi andare al bagno? Ah, signore, no, ho ricevuto una lettera da casa, dalla mia sorellina. Davvero? Che dice? Che sfortunatamente mio padre è malato. Il dottore dice che deve essere ricoverato, ma questo costerebbe 500.000 yen. Porca troia. Non ho tutti quei soldi. Mi spiace. Hai provato a chiedere un anticipo al manager? L'ho già chiesto una volta tempo fa per un'emergenza. Ho paura che se lo chiedo di nuovo mi licenzierà, specialmente considerata la somma. Cavolo, sei passato sotto una scala. Tieni, te li presto io. Cosa? Ma signore, non posso. Ma ti pare? I soldi vanno e vengono, le persone no. Una volta che se ne vanno, è per sempre. Signore. Se ricordo bene, da un po' che non torni a casa, giusto? Prenditi qualche giorno. Vai a trovare tuo padre. Grazie, signore. L'unica cosa che conta è mandare avanti questo posto. Costi quel che costi. Credo che con questo abbia risolto i problemi del personale. È ora di controllare la sala. Signore, c'è un problema. Merda, cosa c'è adesso? Uno dei clienti sta facendo degli ordini assurdi. E adesso che lo sanno, non li paga neppure. Mannaggia, veramente. A volte mi domando se questo gioco l'hanno veramente tradotto completamente oppure no. Io mi sto cagando addosso in questo momento, raga. Perché non vorrei che avessero preso solo la... Perché non vorrei che non avessero tradotto tutti i dialoghi, e quindi... È andato giù per la linea dei nostri migliori vini vintage per iniziare. Poi ha iniziato sui nostri migliori whisky e brandy. E lui ha già accumulato circa 4 milioni di valore. Inizia dal più costoso e il lavoro è in modo che la lista. Gli atti di classe reale escono in tempi come questi.
E il controller si è staccato un'altra volta. Dannazione! Sì, ho capito che dovremmo fermarlo, quindi... Dov'è adesso? Mostramelo. Proprio da questa parte. Veramente... Io mi sto un pochettino... まだ頼んだのこねえのかよ。あれです。どうしました?なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ?やっと持ってきた? Più che altro dovresti pagare il conto, Ciccio. あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。 Spero che tu abbia tutti quei soldi, Ciccio, perché... Sate, c'ho quello che ti curio? Ano, shihainin. Kono kata wa ore ga aite suru. Omae wa shigoto ni modore. Hai, wakarimashita. Sa, maerimashou. Hai yo. E te faremo due chiacchiere. Proprio due belle chiacchiere. Perché dovresti secondo me pagare un po'. Beh, che ti devo dire? Ma Jima sa il fatto suo. そうじゃけんにすんなよ、マジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちょっと行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。Infatti。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。 Beh, basta solo che tu non ammazzi questo locale, dannazione. E che cazzo, io ci lavoro, deficiente. Kitayo? Sacchi mo go cazzo ecco d'attrasigianai. Sasuga Majima Goro. Sotenbori no yorno teoda. Se qui puoi prendermi del culo ti conviene non farlo. Chiafto no kenka o misemono ni shitatete, suide ni nomidai made toriage chimau nante yo. Nakanaka ki ga kiteru na. Sta parlando proprio del... Ori omae, katagi ga muiteru tte. Jibun de sou wa omuanai no? Aho nukaze. Dare ga konna koto suki de yaru ka tchu ne. Sora omae... Chi è così di proposito? Ima no tachiba no arigatami tte no ga wakatte ne yo. Kane mo chii mo meiyo mo aru. ところや女だって随分寄ってくるだろ Beh, almeno io ho da fare. そんなことは望んでないってか 皮肉なもんだ そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人 この町で別の何かを求めてる ん?幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい Ehi, non mi parlare di felicità, stronzo. 今日は随分おしゃべりやないか しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあ、この現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。punizione per cosa? 楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか? Vieni al punto. 俺はいつになったら極道に戻れる? Ah, quindi tu sei il proprietario di questo locale? Nandome darò naso no serifu.
どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺わからないよ。Ah, ok, fa parte di una famiglia di Yakuza. Non ho avuto manco il tempo di leggere, porca troia. Sì. Ok, se non sbaglio, Shimano l'avevamo visto nel capitolo 1 del gioco, nel capitolo 1 quando abbiamo iniziato il gioco. Ma ok. Ma da quello che abbiamo potuto notare, sembra che lui sia stato cacciato, sia stato espulso per uno strano motivo. E quindi ora è quindi ora come punizione ha fatto da manager a questo cabaret, a questo club qua. E ora sta cercando di ripagare i suoi debiti per pagare i debiti con il gestore, no, più che altro con il, insomma, con il gestore del locale, insomma, il proprietario del locale, per poter tornare nella famiglia Shimano. さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。pezzo di merda。おのれ。なんだ。殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。Calmati, Majima, non è il momento di prendere a pugni qualcuno che ti ha dato lavoro. Omae wa ano kurai basho ni kyaku modori da. Sore wa yadarou kara na. Kore ga omae no modoritagatteru sekai no yarikata da yo. Yakuza ga omae mitai na kanezuru kantan ni tebanasu wake ga nai daro. Dou da? Yappari katagi no hou ga ii in janai ka? Pezzo di merda, c'è proprio da... cioè questo stronzo ha proprio la lingua affilata. Giotoya. Goku yaro ga nai yaro ga nanbo demo kaseidaru. Gokudou ni modoru tame yatta ra. Ore wa nan demo yattaru wa. Ho? Nan demo? Ah, sou ya. Sore ga koroshi demo. Dou shita? Gokudou ni modoreru to shitara Serio? Ci sta chiedendo di fare di ammazzare qualcuno? Jodan da yo. Ya, ijori tte sumanagatta na. Gokudou nara izure souyu yama o fumu koto mo aru. Omae ni sore ga wakatteru no ka chotto kiite mitakatta dake da kara. 引き続きよろしく頼むよ、支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした？ノリコ？そいつ、明日から別の店でやらせることにしたから。セリオ？即戦力が欲しくてさ、ノリコはここのナンバーワンなんだろ？おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。えってばれえわ。mi sa che non l'ha presa proprio bene, Majima. Il fatto che una delle sue migliori ragazze del club, sì. Lavorare in un altro club. 失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。Sì, siamo, sì, l'abbiamo già sentito. 俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。
せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。Cazzo, il proprietario di questo club è un vero schiavista. Tac. Occhiondo rimo mara henna. Saigin. Io so dei che toro hostess yutara. Dare. Beh, come si dice in questi casi, è morto un papa, se no gli fa un altro. Quindi, siccome, allora, siccome Noriko cambia, andrà in un altro club, noi dovremo cercare di fregare un altro club. In modo tale da poter tenere alti i numeri. Palese. Io sono codestra, so desne. Odesse no Nozomi-chan ga dantotsu de shou ne. Odesse jitai ga uchi no raival mitai na mono desu shi. Nozomi. Ma che cazzo? Nozomi dall'Odissea. È chiaramente una vincitrice. Chiaramente una vincente. Lei ha la più grande parte del perché è la nostra più forte rivale. Soka. Già. Beh, a sto giro andiamo a fregare gente dal club. Ano, Shiny, dochira e? Kimattoru yaro. Nozomi o uchi ni hikinuku. E? Rival ten no number one o hikinuku tte, sasuga ni mazuku nai desu ka? Tranquillo, cosa mai potrebbe succedere? Il mondo è giacunico chioso. Coco de coqueta ruccia a cima di cusir. Yarna shani. Mi se no ha magasta de. Wakarimasta. Toka, occhiozzete. Tranquillo, non sono così scemo da farmi massacrare. Ora devo andare a cercare questa Nozomi dell'Odyssey. Devo scoprire tutto il marcio che posso. E posto durante la passeggiata a Shokufukocho. Mazza che nome. Bene, quindi dobbiamo andare a cercare questa Nozomi. Cazzo, 54 minuti di cutscene. Vabbè. Va bene, che gli possiamo dire? Calcolando il fatto che alcuni dialoghi sono stati veramente non tradotti. Male, Ruthless, molto male. Odyssey a Shofukocho. Ma che cazzo di nome? Shofukucho. È ora di fare una piccola visita. Vai all'Odyssey. Fare anche una bella cosa, io salverei. Tu laggiù. Salve. Sei il padrone dell'Ale House, il Grand, giusto? Sì, sono io. Lo sapevo. Il modo in cui cammini è molto rifinito. In guardia, nessun punto cieco. A giudicare delle apparenze. Oltre alle apparenze. Mi dispiace, signore. Ci siamo mai incontrati per caso? Il mio nome è Sometaro Komeki. Emmo che vuol dire Heir. Erede di una certa forma di arti marziali. È maestro presente. Arti marziali. Sì. Ultimamente sento come se la mia. Mannaggia a me. Un giorno qualcuno mi doveva spiegare come mai questi ci stanno mettendo l'ira di Dio sopra tradurre anche il minimo dei dialoghi. Forse il Covid gli ha fatto scappare tutti i traduttori che avevano. Sì, molti momenti ho sentito che la mia tecnica che è slittando. Il mio bordo è stato opaco. Quindi ho lasciato le luci di Tokyo per allenarmi. Anche qui. Eppure anche qui trovo questa età di eccesso ghiottonerie e pazzi gorging sui piaceri carnali.
Nessuno che viene più cacciato. Ho sentito anche di un grande locale chiamato. Avevo sentito parlare di un locale chiamato Grand. Hanno detto che è la casa di. Che è la casa di dell'uomo più interessante. Scusi se lo chiedo, ma. Ha visitato il nostro locale? La nostra struttura, ecco. Che razza di domanda è? È quella. Che razza di domanda è? Non so, non capisco perché Girls in Booze non me lo. Come posso definire la Girls in Booze? Alcol che scorre a fiumi con signore dipinte che appendono su di te. Bah. Ovviamente non ci sono stato. Beh, allora perché diavolo dovrei cantare e ballare se non ho un cliente? Inoltre tutto, cosa vuole uno delle arti marziali? Cosa vuole uno delle arti marziali da me? Quella fame da. Mannaggia a me. La scimmia ha iniziato a iniettarsi qualcosa. Quell'affamato d'aria è in merito a te. E ben oltre gli uomini che ho combattuto negli ultimi anni. Mi faresti questo onore? Quale onore? Intendi che io voglia che combatta con te? Esatto, precisamente. Ah, ok, ci sta chiedendo di combattere, va? Ho capito, va, questo è un tutorial, va? Madonna, ma. Ah, Ruthless, molto male. Molto, molto male. Questo posto doveva andare bene. Beh, così almeno nessuno viene a romperci i coglioni. E nessuno vedrà il manager del Grand fare a botte con uno. Uomo dallo sguardo losco. Colpisce negli occhi. Lo stile teppista incorpora un numero di attacchi spietati. Uno di questi è il colpo agli occhi. Ok. Fermo lì. 1, 2, 3. E 1. Aia. Ok, quindi c'è un cooldown prima di attaccare. E 1, e 2, e 3. Realizza l'essenza del soffocamento. Ah, ok. È praticamente la tecnica di prima, solo che gli spezza l'osso del culo. Allenamento è completo, ok. Mostra com'è che fai sul serio. Nope. Ovviamente questo l'avete tradotto, eh. Però sarebbe carino se potesse tradurre anche le altre parti del gioco. Sapete, non farebbe male per. Non farebbe male. Anche per l'italiano medio che non capisce una mazza l'inglese. Vede questo gioco e. E dice: che palle, non è in italiano. Anche se l'italiano medio in generale giocherebbe a roba un po' più noiosa come FIFA. Cazzo, attacchi letali che. La gente che sopravvive agli attacchi letali. Cliché. Bene. Fai bene, Yui. Fai bene. Perché il calcio è che solo a guardare la partita proprio ti fotte il, proprio ti fotte il cervello e diventi peggio di quelle scimmie che fanno. Ok,
come quel coglione di mio fratello. Ok, adesso non dovrebbero esserci più vecchi tizi strani a interrompermi. Devo andare a fregare Nozomi all'Odyssey. Sì, sappiamo che dobbiamo andare lì. Beh, dopo che siamo stati loscamente interrotti. Però io vorrei, se mi permetteste, gioco, vorrei andare a salvare. Ah, ok, qui si può anche pescare. Solo che non avendo una canna da pesca, cioè c'è. Scusate, sono il manager di un club, devo andare a fregare una tizia a un altro club rivale. Allora, dobbiamo andare di qua. Questo dovrebbe essere l'Odyssey. Da notare che questo distretto, Sotenbori, il Grand, lo Shot Bar, e c'è anche un'altra sala giochi della Sega che vorrei andare a dare un'occhiata dopo, ovviamente dopo aver fatto quattro chiacchiere con la signorina Nozomi. No. Piuttosto che scoprire a che fare con questo. Questo mi romperà il culo. Mi sciotterà. Questo mi sa che mi sciotterà. Sento puzza di one shot. Aia. E uno, e due, e tre. Oh, mi fate muovere. Vabbè che sono modalità difficile, però almeno. Dai. Doppio KO. Va bene. Allora ti rompo l'osso del culo e vaffanculo. Eccomi, ora posso essere più presente. Ma che stai facendo? Eri sotto con lo studio? Oh, un orologio svizzero. Aspetta, non c'è più. È sparito! Sei! Credeva di farmela il bastardo. Aia. Scusi. Io. Ah, ok, stiamo aiutando uno su un gioco. Va bene. Va bene, allora. Dato che sono qui. Ok, c'è il tempio. E dato che siamo sul tempio, sarebbe stupido non usare quello che ci daranno. Ok, meno male che quello non è. Ok. Sotenbori fan pack. Piatto dorato. Sì, tutto molto bello. Dammi questo. No, tac. Anche se questi oggetti mi sa che non li userò tutti. Prendiamo un'altra roba. Tac. Ok. Dammi tutto quello che hai. Tac. Piatto di platino. E. Ok, la smetto di fare tac. Che ancora mi domando chi è che lo diceva in continuazione. Tac. Ok, abbiamo anche un piatto di diamante. Dove posso vendere sta roba? Mini market. Ecco, devo andare qua. Sperando solo di non incontrare tizio. Quella specie di bestione. Che prima era passato. Che se non sbaglio dovrebbe essere Mr. Shakedown. Grazie. E mi sta facendo male alla gola, come ogni maledettissima volta. Grazie. Già che ci sono.
ci sono. Tieni, un orologio svizzero e dei piatti. Me coglioni, quanti soldi mi dà questo? Ma mi asterrò a vendere. Sì, sì, grazie mille. Grazie mille, Ciccio. È già tanto che non ti ho sbancato tutto il negozio. Sì. Ovviamente, dato che siamo qui, direi che è il momento di comprarci qualcosina. Un po' di questo. Un po' di questo. Infatti, come potete vedere in alto a destra, non condividiamo i soldi di Kazuma. Bensì, ognuno ha il suo portafoglio. E dato che a me mi serve un po' di potenza di fuoco, prendiamo tutto il possibile. Tutto. Quasi tutto. Giusto il dispensabile per poterci permettere di sopravvivere. L'essenza del teppista afferra arma, molto utile. Afferrare un nemico, quindi premi L1. Questo ci tornerà molto utile. Ok, non ci manca nient'altro. Ora vado a salvare. Perché non vorrei avere non vorrei farmi fregare i soldi da quel bastardo, da quel bestione. Bastardo bestione, insomma, stessa cosa. Anche perché, come avete visto nella precedente parte, lunedì scorso, abbiamo avuto un piccolo problema con Mr. Shakedown, che ci ha praticamente shottato con due colpi e ci ha praticamente fregato tutti i soldi. No. Odyssey, questo è il posto. Pronto a far accadere la magia, Majima? Andiamo. Bene, diamoci lavoro. Non devo andare alla carica insomma, distrugge la mia copertura. E ovviamente ci mettiamo dei bellissimi occhiali da sole. Madonna! Ci diamo la benda sull'occhio e ci mettiamo gli occhiali da sole. Ok. Benvenuto all'Odyssey. Ah. Stanno che non lo riconosco dalla coda di cavallo, ma va bene. Tranquillo, non vado di fretta, Ceccio. Vai pure con calma. Full up, ma ancora non si trasformano in clienti. Bello. Bello, bello. Ancora probabilmente entrano più veloce se non metto. Probabilmente si metteranno di fretta se non metto richiesta per Nozomi. Ah, tranquillo. Me ne stavo lì tranquillo. Sì, tranquillo in panciolle. Locale tranquillo. Mi chiedo dove siano Zomi. Farei meglio a scannerizzare tutta l'aria prima di tutto. Sì. E questo chi cazzo è? Non me la sento. Gente della proprietà. E questo chi cazzo è? Boh. C'è un gran movimento a quel tavolo.
Farò finta che quel matto che andava in giro in mutande non l'abbia mai visto. E Twitch, se osi anche solo toccare il mio canale solamente perché c'è lui, faccio causa a Sega. Porca puttana. Ah, vediamo un po'. Un vecchio con dei vestiti flashy. Un playboy di mezza età e dei ragazzini con gli stracci. Dobbiamo trovare Nozomi. Quel posto sembra abbastanza buono. Un paio di cinquantenni. Vestiti disegnati. Orologi all'italiana. Potrebbero essere dei... Dovrebbe avere delle belle finanze. Come quelle di un immobiliare. Un tavolo aperto. Salve. Scoprire. Sì, però se mi fate leggere. Mannaccia. Io vi giuro, se mai un giorno non ci saranno più giochi in italiano, sarà la volta buona in cui dovrò iniziare a prendere sul serio le lezioni in inglese all'università. Perché mo a sto punto tanto vale che mi trasferisco all'estero. Non userebbero Nozomi per primo incontro, stava scritto. Immagino che non sprecherebbero Nozomi per la prima volta. Tuttavia, probabilmente posso estrarre le buone informazioni da questa ragazza. Grazie, Yui. Grazie mille. Oh, era il Beppi-san che è venuto. Mi hanno mandato un 10 e mezzo. Non mi muovo, non mi muovo, non mi muovo. Ora, torniamo al champagne. Hai, cocciane, hai. Ok, tutto quello che dobbiamo fare ora è rompere il ghiaccio per poter estrarre delle informazioni su Nozomi. Grazie comunque Yui per la traduzione. Mi fa molto piacere. Ok, qual è il mio piano di attacco qui? Come faccio a chiedere delle informazioni su Nozomi? Allora, cerchiamo di rompere il ghiaccio. Così almeno possiamo estrarre qualche informazione. Cominciamo prima dalla mobidilla un po'. Chiedimi di te, Takako. Takako-chan wa nani hashimi na? Uchi wa saikin ski ni hamatten ne. Shumatsu wa itsumo ski jo itte subette masu wa. De ne, atarashii wea ga meccha kawaii ne. Dare ka koute kurehen ka na? Ti piace molto sciare? Ancora credi in Babbo Natale? Perché sto parlando con questa tizia come un attrezzo? Dannazione, mi sono quasi dimenticato perché sono qui. Ok, qual è il mio piano di attacco qui? Non posso chiederle. Ah, ok. Parliamo dell'Odyssey. Ma poi mi domando che cazzo ci fa questo qua in un locale del genere.
んに意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。オルゴイは支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちないよね。ほう、なるほどな。Bello il fatto che, beh, sapete, che poi la cosa divertente è che noi siamo qui in missione per fregarli una delle migliori ragazze che hanno qui in questo locale. E loro già stanno avendo grossi problemi per quanto riguarda la concorrenza. Porca troia. Sembra che siano veramente disperati a battere il grande qui. Il problema è che stanno finendo le scorte. Sono in alto mare. Scommetto che ucciderebbero per un po' di freschi clienti. Ok, quella è la mia prossima mossa. それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。まだおんな。そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、べ、ちぎりとこん40 ragazzi in questo club。すごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。ビンゴ。mi piace come sta andando。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや。のぞみさんですか。ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか。Aspetta un secondo. Allora, un sacco dei nostri clienti sono direttori di. Aspetta, non so se Big Wix potrebbe essere direttore di banca o qualcosa del genere. O polici e cose del genere. Sono sensei とかも多いんですわ。せやからうちら、そないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。アドリガリコミスタンのロガレモルトポポラル。この前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。queste labbra sono sigillate ciccio。 安心しいや、誰にも言わへんて。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。 bene、 sembra che abbia una buona ragione perché lei abbia una buona reputazione。Una manutenzione andrà molto bene anche per i piani alti. Mi sembra che la sangra si sia fatta. Grande non si ha in mano. Oh, beccato. Credo che ci abbiano appena beccato.ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。せえ、これはこれは山形藩。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。
すまんの。ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやね。さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやね。こそこそ忍び込んで敵情視察。それがあんたのやり方か。Mi sa che ha capito il nostro gioco qui. Aitaki a Yobimasse. Se tu demo cosho demo storai. Sonai na koto stemo. Top no anta ga unto iwana. Kota ugoga. Orega se tuxi nikitan wa. Nozomiya no te anta ya. Yamagata. Watashi? Orega mita tokoro. Kono mise. Tashika ni hanjou shitoru ga. Kyakuson ga ossan ni katayotoru.今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら、客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか？いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。まだある。実は今オデッセは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しい。Quindi vuoi quindi che facciamo uno scambio oppure? 俺が店に入った時、満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは。客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。Dico bene。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。Beh, ce l'ha appena detto cosa volevamo.こちらの事情はすべてお見通しってわけやね。オデッセイのナンバーワンは望みや。けど、その望みがおらんようになっても、今の客層を支えるホステスは十分揃っと。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それで、うちの4番に対して。あんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万。マドンナ。offerta non da tutti i giorni。それだけやない。今うちで教育しとる新人。若い客層を狙って育てとった連中。いわば将来の1番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。マジマハン。あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ。倉庫をし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。ええ、だい。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わり、あんたんとこには将来の売り上げを保証する。別に、そっちだけが得をする話でもないで。え、ファーティン。Non credo che sia un'offerta che potrà rifiutare. Appare fatto? Tada Antan Toko to Uchi wa rival ya. Kyou mitai nan wa kore kagiri ni shite moraimashou ka.これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。スピードアクセッターだ。好きにぜや。さてっと。ええ酒飲ませてもろうた。お願状頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。空ごちそうさん。ほな。Grazie per la chiacchierata, Ciccio. Vabbè.
dobbiamo solamente fare 4 chiacchiere con Nozomi, eh. E ovviamente dobbiamo anche dare dei soldi, dare dei soldi a questo tizio. Nantoka hikinuki seigo ya. Itsumo itsumo dou yatte sonna. Ma iroiro anne. Nozomi no shift toka kuwashii koto wa ashita hanasu wa. Wakarimashita. Otsukare sama desu. Nessun problema, Ciccio. Bene, andiamo. Sono esausto, voglio solo mangiare e andare a letto. Ok, grazie per il riassunto. Meno male che hanno messo i riassunti in italiano. Sennò, porca puttana, gli tiravo le orecchie a sti qua. Dai, scherzo, non me la prendete. Non me la prendete. Semplicemente non mi piacciono le soluzioni incomplete. Tutto qui. Non me la prendete sul personale, ok? Semplicemente non mi piace vedere che un gioco così non viene tradotto in italiano. Perché per dire, ci sono una vagonata di giochi che meriterebbero di essere tradotti in italiano e meritano di essere considerati belli della massa. Oh, porca puttana. Ah, ok, se n'è andato. Meno male che se n'è andato. Non mi farò di certo fregare i soldi da un bestione rincitrullito. E ovviamente non potevate mancare voi. Mi dispiace, ma a te, col cazzo che ti risparmio proprio la rottura dell'osso del culo. Dice tanto che non t'ammazzo. La tecnica della rottura dell'osso del culo. Perché? Bene, prendiamoci da mangiare e andiamo a dormire. Questo è uno scherzo, amico. Sembra molto incazzato. Credo che si sia per prendersi una scazzata. Un paio di botte qua su. Che razza di pagliaccio. Ma che cazzo. Che razza di pagliaccio va a fare. Va a fare incursioni con una grossa spada come quella. Idiota. Non hai nemmeno pugnale o pistole. Hai solo delle armi normali. Ah, ok. Mi sa che qua impariamo un nuovo stile per Majima. Stile. Credo che lui sia un... Aspetta, no, non credo. Che razza di mosse erano con quel bastone? Non avevo mai visto delle arti marziali prima d'ora. Non c'erano arti marziali da quello che ho visto. Sì. Pezzo di merda, hai fallito. Oh? Che ti aspettavi? Quella mazza. Cioè, sa usare come sa usare quella mazza. Vabbè.
tutto molto bello, ma il problema è che se non è tradotto, che cazzo? Merda, farei meglio non rimanerci invischiato. Me ne vado via. È tornato questo. Com'è che? Magma, curioso di incontrarti qui. Oh, sei tu. Non parlami in quel modo, nonno. Il suo nome è Fei Hu, un mercante d'armi locale. Un maestro. Ah. Ok, ci racconta chi è questo tizio che abbiamo appena visto. Ok, questo tizio ci ha appena insegnato come funziona questo stile. Cos'è questo stile qua? E credo che sia quello più. Credo che dovrebbe essere quello più lento. Allora, con Kazuma è un po' diverso. Perché inizia prima dalla stile più veloce e poi lo stile più lento. Quello dello sbloccaggio. Qua si sblocca prima lo stile più lento e poi quello più veloce. Perché infatti ogni persona. Infatti, Kiryu ha tre stili. Più uno speciale che vedremo più avanti. Da quello che ho potuto capire. Oltre al fatto che possiamo tirare fuori le armi. Però non credo che lo userò, che le userò per il momento le armi. Quindi ora ci farà vedere come funziona questo stile qua. Solo che noi useremo una mazza da baseball. Come abbiamo visto prima. Uomo dallo sguardo losco. Passa lo stile battitore. Difenditi usando la mazza. Aia. No. No. Aia. Troppo presto. Bene, è ora di fargli la festa. Batti Fei Hu per superare il test. E non è stato manco così difficile. Tanto aveva pochissima vita. Certamente non mi aspettavo che tu usassi una mazza. Ah, sei comunque un tipo interessante. Ok. Quindi tu gestisci un negozio d'armi, eh? Va bene. Anche se vestito come eri, sembri uno che... Vabbè, lasciamo perdere, va? Ah, in realtà gestisci un ristorante. Questa è mia moglie, Longhua. Quindi il ristorante sarà probabilmente una copertura per poi vendere delle armi. Ok. Ok. Ah, questo ci darà un po' di roba. Ok. Qui in pratica possiamo sia mangiare qualcosa e prendere qualcosina. E comprare qualcosa, tipo armi e roba. Cosa che però eviterò di fare. Anche se alcuni potrebbero tornare utili per ridurre i danni. Ovviamente evito di prendere roba OP perché sennò sarebbe troppo facile. Mi fai pure lezioni di private di combattimento. Va bene. Come è successo con Kiryu. Solo che sarà qui un po' diverso. Ok, ciccio. Grazie comunque per la mangiata. Ora ce ne possiamo anche tornare a casa.
Oggi, ma avrei un favore da chiederti. Cosa c'è adesso? Non ho bisogno che tu dica una parola sul nostro, sul loro business. Ma ti chiedo anche di essere vigile, di vigilare su di loro. La coppia felice è in qualche guaio? Non posso condividere i dettagli adesso, ma col tempo il loro negozio potrebbe trovarsi davanti a un terribile avversario. Quindi avranno problemi, quindi avranno dei problemi, eh? Ok. Quindi c'hanno dei problemi. Nonostante che stanno gestendo sta roba, però. Però vai. Finché lavori in un ristorante cinese in un quartiere giapponese, dove probabilmente potrebbero pure scoprire quelli della finanza. Anzi no, non credo, quello non credo che possa succedere. Più o meno. Oh, ok. L'appartamento di Majima. E andiamo lì. Sperando solo di non incontrare Mister Muscolo. Che ti frega tutti i soldi. Allora, questo tipo di stili sono molto utili per contro un gruppo di nemici. Quindi. Mentre questo è più o meno bilanciato. Utile contro un gruppo di nemici, ma utile anche contro uno solo. Bene, nel frattempo te. Tecnica di rottura dell'osso del culo. Ma che cazzo? Che cazzo sto a dire? Tecnica di rottura dell'osso del culo. Cioè, per dire come ammazzare uno rompendogli l'osso del culo in maniera abbastanza professionale. E non saprei. Che dire, a volte cuollio. Solo che invece di dire collo dico culo. Tipo per esempio, per dire tecnica della rottura dell'osso del collo. Ecco. Ehi, aspetta, Majima. Ti conosco? Ecco che cercano guai. Sì, era all'Odyssey. Ti suona qualche campanella? Odyssey? Guarda, se riguarda Nozomi, Yamagata e io abbiamo stretto un accordo. Che c'è? Tiro del culo. Credo che siano incazzati a morte. Qualche problema sul mio modo di fare il manager. Dato che noi non siamo al grand, fossi in voi non alzare troppo la cresta. Il cliente ha sempre ragione. Esattamente. Va bene, se volete morire. Sicari i suoi tembori. Aspetta, già che ci sono, io... Ecco. Mettiamo anche qualche punto a battitore.
e un po' a salute. Dato che a noi cioè serve tanta vita, ma proprio tantissima vita. E poi non vorrei perdere questi soldi contro Mr. Shakedown. Quindi li userò tutti per potenziare i personaggi. Così almeno evito di buttarli nel cesso per colpa di un bestione. E la madonna, con quanta vita c'ha questo stile? Quanti potenziamenti per la vita tiene sto stile? E ho finito. Non ho abbastanza soldi per permettere di comprare altro. Vabbè. Ok. Chi è il primo che vuole ancora assaggiare la tecnica della rottura dell'osso del culo? È uno. Il cliente ha sempre ragione, ma siccome voi non siete vostri clienti, al massimo non vi lecco gli stivali. Anzi, vi rompo l'osso del culo e basta. Aia, e io sono scemo. E va bene, volete le mazzate? Allora vi do le mazzate. Boom. Ecco perché adoro questo gioco. Ecco perché adoro questo cazzo di gioco. Suyosugiru. Nan nan ya omae wa? Omara. Shikaeshi shitakattara mise ni koi ya. Kyaku toshite nara 土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。Fate il vostro peggio. Tada. その後 どう なるか 保証すんぞ. お客様 は 神様 や から な. Ecco, questo è Majima Goro. Il cliente ha sempre ragione nel suo locale, ma se non sarete suoi clienti e gli rompete il cazzo, beh, preparatevi a ritrovi col collo rotto. Io vado per un po', torno dopo, quindi a dopo. Ok, Yui, grazie comunque. Mi ha fatto molto piacere. Da quanto tempo è che non aprivi la finestra, Majima? Il fatto che si muove troppo. Molto difficilmente. Molto difficile smuoverla. Dannazione. E ancora non capisco perché la seconda parte del primo processo. Nella prima parte del processo di Danganronpa V3 non è stato ancora caricato su YouTube. Perché? Salve. Ti stiamo osservando e ti uccideremo nel sonno. Cioè, ma non capisco, sono delle spie per tenerci d'occhio. Beh. Cioè, quindi Sotenbori dalla prigione? Oh, abbiamo già completato il terzo capitolo, Meguioni. Grazie. E il conto mi si è staccato di nuovo. Abito italiano di lusso, salva. Capitolo 4, dimostrazione di determinazione. 3 anni fa, a Kamurocho. Oh, Gyodai. Oh.
例のあれ持ってきたんやろな。ああ。ああ、prima che avesse, prima che perdesse un occhio. まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。マドンナ。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発発射できる。Addirittura。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。Ah, una guerra fra clan, eh? Come vi chiamate? Nanno tsumori nan suka? Shibata. Tantou chokuryu ni imasu. Kyou no Ueno Yoshiharu no shugeki. Majima-san, ikanaide kudasai. Dou shite sore o? Anata to Saejima wa kyou shusho chokugo no Ueno Yoshiharu o tonai no ramen ya de osou. Souyu keikaku desu yo ne?実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。ま、真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせんちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わねえ。俺にとって佐江島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、ecco proprio per far ragionare Magi, ma guarda quanti sono arrivati. Shibata, Madonna. O mai ni wa shitsubou shita de, Majima. Ah, lui è Shimano. Oyaji. Gokudou ni totte oya no meirei wa zettai. O mai attara son kurai wakattoru to omototta ga na. Oyaji.兄弟は、佐江島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴ぐらや。ま、けストロンソ。別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれたやつはみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。Che testa di merda. E vabbè, pure loro che se la sono cercata. Aia. Un po' mi dispiace, ma dall'altro vediamo se l'è andata a cercare. Purtroppo quando uno cerca di disobbedire, quando uno cerca di disobbedire al suo capo, questo succede. Ci rimette un occhio e anche di più. Un'altra notte di merda.
andare al lavoro. Non è molto che possa fare adesso. Mi pare ovvio. Mi pare proprio logico di andare in questo momento. Ma ok. E c'è Spino che sta giocando a Dead by Daylight. Dopo sta live lo raggiungerò. Comunque, a parte gli scherzi, veramente, secondo me avrebbero potuto anche, non so, metterci un pochettino più di impegno in questa traduzione, perché molti testi non sono ancora stati tradotti, Molti testi non sono ancora stati tradotti in ambito storia, ma proprio per niente, quindi... Perché se hanno tradotto solamente le cutscene da un punto in poi... Aia. Posso dire solamente questo. Aia e basta. Perché va bene. Già che hanno fatto un bel lavoro per tradurre tutto, quasi tutto il gioco. Quasi. Perché non hanno tradotto tutto. Tutto quello che c'è. Hanno tradotto alcuni oggetti. Hanno tradotto il menu. Ma per tutto il resto... Potevano usare un po' di più. Peccato solo che... Non so quanto tempo ci metteranno. Sperando che non ci mettano mille secoli. Salve. Come sta andando? Grazie per avermi chiamato. Chiamata per il futuro. Un telefono da borsa. C'è un telefono da borsa? Ma perché tutti non apprezzano la magnificenza delle borse, delle telefoni da borsa? Telefoni a borsa, insomma. Ehi, stai parlando con un telefono attraverso quella grossa borsa? Pardon? Sì, esattamente. Stavo parlando con qualcuno usando questo. Molto strano, sembra una sorta di radio. Oh no, questo è un telefono vero, è un telefono a borsa. Telefono a borsa? Chi è che mette un telefono in una borsa? Non lo sai. Ah, questo è prima proprio degli smartphone, Cioè, bizzarro, però. Cioè, proprio questo è proprio prima degli smartphone, Visto l'anno in cui è ambientato questo gioco, poi. Vabbè. E va bene. Chissà che bel futuro poi, Che bel futuro. Credo che si sia scaricata la batteria. Sì. 8 ore. Così a lungo? E per una conversazione che ci metterebbe potrebbe scaricarsi. Porca troia. E meno male che ci siamo evoluti. Anche se avrei preferito. Che avrei preferito tutti i lati negativi dell'evoluzione, ma. Il nome è Idozuka. Ok. Ok, tutto molto bello, ma io sono curioso di qualcosa che luccica qua a terra. Cosa? Hai tenuto la carta di Mana Sakura di tipo A. Ok.
Vabbè, volete che vi rompa lo sodo il culo? Va bene. Aia. Vieni qua. Ho imparato a rompermi i coglioni. Ce la faccio a non farmi colpire? Aia. Bene. Vieni qua. Tecnica di rottura dell'osso del culo. Sogni d'oro. Grazie anche per il malloppo. Ok, bene. Meglio tornare a sgobbare le grenda. Non che abbia altre opzioni. Torneremo a lavorare al Grand nella prossima live. Quindi ragazzotti, spero che questa live sia piaciuta. Allora, spero che questa traduzione vi abbia fatto capire un pochettino la storia, perché io, secondo me, potevano fare anche qualcosa di più a questa traduzione. Ah, perché al momento quello che ho potuto vedere adesso sono due piccoli problemi. Il primo sono gli errori. Il secondo è che la mancanza di testo tradotto in molte parti del gioco. E spero ovviamente che questa patch non ci metterà parecchio ad arrivare al suo stadio completo, perché sennò veramente la vedo molto dura per chi vuole giocare a Yakuza in italiano. E quindi niente, spero che la vi sia piaciuta. Fermi dove siete, perché adesso andiamo a raidare qualcuno. Spino, che sta giocando a DBD. E spero che la vi sia piaciuta. In quel caso cliccate il cuore in basso a destra e tenete il campanellino acceso per rimanere sempre aggiornati. Seguitemi su Instagram, e se volete comprare dei giochi vi lascio il link di Instant Gaming, dove potete comprare dei giochi a basso costo di qualunque tipo di piattaforma. Se usate questo link contribuirete anche alle prossime serie fisse. E se volete darmi una mano economicamente parlando, vi lascio il link delle donazioni, dove potete donarmi qualcosa. Ringrazio tutti quelli che mi hanno donato a inizio live e a fine live, a seconda dei casi. E qua sotto, oltre al canale Telegram e al server di DSpeak, troverete anche il canale YouTube, le confidenze del mio PC e soprattutto dove il gioco è completato. Basta solo che cliccate il nome del gioco qua che troverete qua sotto e vedete catapultati nella prima puntata tramite playlist. E quindi niente, spero che la vi sia piaciuta. Ora vi lascio da Spino, ringrazio tutti quelli che sono appena arrivati, tutti quelli che ci sono, tutti quelli che sono andati di fretta, e noi ci rivediamo giovedì alle 15 per una live random. Ciao a tutti, arrivederci. Oh yeah.